Non mi devi muovere per ora. In nome del Polo Italiano Tribunale di Reggio Calabria, visti gli articoli 533 e 535 del codice di procedura penale, dichiarato che Antonino, Foti Leonardo e Martino Francesco colpevoli dei reati loro rispettivamente scritti, è ritenuta la continuazione con funzioni indebitate dei primi due condanna a Foti Antonino la pena di anni 23 di reclusione, Foti Leonardo la pena di anni 26 di reclusione e Martino Francesco la pena di anni 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e quelle delle rispettive custodie cautelari. Visti gli articoli 29 e 32 del codice penale, dichiara Foti Antonino e Foti Leonardo interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente per la durata di espiazione della pena, nonché Matti Francesco interdetto dai pubblici uffici per la durata degli anni 5. Visto l'articolo 230 del codice penale, applica a Foti Antonino e Foti Leonardo la misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anni 3 da eseguirsi per entrambi appena spiata, visti gli articoli 538 e seguenti, codice procedura penale, condanna a 3 figli imputati in solido, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili e alla riduzione delle spese processuali da ciascuna sostenuta, riservando la liquidazione dei primi alla separata sede civile, determinando le seconde nella misura di euro 7.000 in favore di Daganà Carmelo, figura di Stefania Consolata e proprio nella qualità di euro 3.000 in favore di ciascuna delle restanti parti civili oltre accessori come per legge. Visto l'articolo 539 del codice di procedura penale, limita la provvisionale immediatamente esecutiva di euro 400.000 in favore del minore Daganà Antonino Pantaleo di euro 100.000 ciascuno in favore dei genitori Daganà Carmelo e figura di Stefania Consolata in proprio di euro 25.000 ciascuno in favore dei minori Daganà Benedetta Maria e la canna Francesco Pio, nonché di euro 20.000 in favore della provincia di Reggio Calabria. Dispone la distruzione degli atti della Procura della Repubblica esterna per il di più a praticarsi. Dispone la confisca di conti di sequestro, termine di giorni 90 per il deposito della motivazione. Visto l'articolo 504, comma 1 del codice di procedura penale, dispone la sospensione dei dati di custodia cautelare per il tempo occorrente la sessione della motivazione. Con gli assessori. Thank you.